sia onorato Gesù e Maria. Sempre siamo onorati. Non so se avete fatto attenzione a quanto sono belle queste letture della Messa propria di Santa Rita, che è tipica di questo luogo dove abbiamo una messa un po' più solenne, diciamo così, rispetto a quella della Chiesa Universale che celebra la memoria di Santa Rita il 22 maggio. E facciamo così, io vorrei con voi attraverso, per commentare queste letture potremmo parlare di domani, sono veramente stupende, qualche piccolo passaggio che ci richiama qualche aspetto della vita di Santa Rita che già conosciamo, e poi un ultimo, diciamo così, particolare che volevo notare per me e per voi insieme, ecco, per comprendere anche di Santa Rita come è stata, oltre che una santa sposa, oltre che una santa madre, una santa sola, soprattutto una santa cristiana, e come è impostato bene e santamente il suo rapporto con Dio. La prima lettura, guardate che belle parole: Dio riserva ai giusti la sua protezione, ai giusti li protegge, è scudo a chi? A coloro che agiscono con rettitudine, custodendo le vie dei suoi amici. Gli amici di Dio sono da lui protetti, nel senso che nulla di ciò di una loro esistenza accade non è sotto stretta sorveglianza e controllo di Dio. Anche eventi apparentemente drammatici, neanche troppo apparentemente, ma realmente drammatici, come quelli che ha vissuto questa grande santa. Ancora, se tu accogli le parole e custodisci in te i suoi precetti, la rettitudine e le vie del bene, la sapienza entrerà nel tuo cuore e la scienza inizierà nel tuo animo. Santa Rita è letterata alla scienza di Dio, che abbiamo visto e come vedremo la conosceva molto bene. La riflessione ti custodirà, l'intelligenza metterà su di te per salvarti dalla via del male, dall'uomo che parla di propositi perversi, da coloro che abbandonano i detti sentieri, che godono a fare il male, i cui sentieri sono tortuosi. Gli amici di Dio non hanno nulla da temere di tutte quante queste cose, perché hanno assicurata la protezione dell'Altissimo. Adesso poi vedremo la seconda lettura di Sant'Anna, ritratto della vita di Santa Rita. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Questo vale per tutti noi. Attenzione a una cosa che dobbiamo segnarci in rosso, eh. Gareggiate nello stimarvi a vicenda, non nel disprezzarvi a vicenda o nello sparlarvi a vicenda, ma nello stimarvi a vicenda. Poi benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non rallegratevi con quelli che sono nella gioia, rallegratevi con quelli che sono nel pianto, tutte cose che Santa Rita ha fatto. Non rendete a nessuno male per male, mai. Questa per noi è legge suprema. Ancora, Santa Rita è una grande pacera, se possibile per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti, tutti, per quanto dipende da voi. Io dico sempre quando parlo di queste cose, noi non abbiamo nemici. C'è qualcuno che ci considera nemici, ma sono gli altri che considerano nemici noi, non noi che abbiamo nemici, perché noi siamo tutti amici, perché il cuore dei figli di Dio sta in pace con tutti, perdona tutti, accoglie tutti, fa pace con tutti. Ancora, non fatevi giustizia da voi stessi, ma lasciate farvi a Dio. Santa Rita non ha voluto farsi giustizia, non ha voluto che i suoi figli si facessero giustizia, è giunta a chiedere al Signore farli morire piuttosto che vendicarli. Ma non dobbiamo preoccuparci, perché tante volte ho raccontato ciò che diceva un saggio anziano vecchio sacerdote: Dio giustizia la fa sempre nell'altro mondo, e qualche volta quando è opportuno anche in questo mondo. Questo non è tanto importante, ma questo non dobbiamo mai dubitare. Infine il Vangelo, il trancio della vita. Vi ho detto che tra i miracoli di Santa Rita uno poco conosciuto è quello della vite germogliata miracolosamente nella presenza di monastero. Non è frutto casuale, perché la vite è l'immagine di Cristo, noi siamo i tracci, nel segreto della nostra vita interiore, tutto nel nostro cuore con Gesù. Quanto più tu stai unito con Dio, e tanto più con Gesù, tanto più santo diventi.
quantomeno istituito con Gesù, e tanto meno santo di me. Il segreto di Santa Rita è stato una grande unione con Gesù. E attenzione, qui volevo un attimo ripercorrere, come dire, con un volo di gabbiano la vita di questa santa. Allora, vedi, secondo voi, Dio voleva che questa santa diventasse suora oppure no? Sì, ma non come se lo aspettava lei. Perché prima di questo doveva passare attraverso il matrimonio, perché i progetti di Dio erano che diventasse una grande suora, sono 40 anni monastica, la prima settimana. Ma prima, e questo serviva per il bene di tutta la Chiesa, non soltanto per il bene di suo marito, doveva manifestare la sua obbedienza a Dio. Lei ha fatto quello che non voleva, lei non voleva né sposarsi, né tantomeno sposarsi con un suo sconosciuto. Questo capite quanto è importante per noi. Il segreto di questa donna è stato l'aver fatto essersi abbandonata al Signore. La vita passa come una cosa che io non vorrei fare, mi viene dall'obbedienza dei miei genitori, non fa niente. Rinuncio anche alle mie idee, se Dio mi vuole la sua, qualche cosa si diventerà sicuramente, Santa Rita non sarebbe mai aspettata una cosa del genere. D'accordo? Ci avrà messo pure la vita sopra, pazienza. E invece, capite che cosa andrà a succedere, no? Ripercorriamo la vita di questa santa, la luce della volontà di Dio. Tu sei volta al monastero. No, nulla. Il mio Signore l'ha fatta prendere peso, ce l'ha fatta tutta dentro. Cioè, io spero che ci crediate a queste cose, non facciate come alcuni attori contemporanei che appena vedono, sentono parlare di miracoli, storgono subito il naso e cominciano a dire che questa è leggenda, come sulla Santa Casa di Loreto, ma cacca lì, se andate a sentire certe persone di oggi, hanno tutta quanta razionalizzata, d'accordo, e tolti tutti quanti gli aspetti soprannaturali. È importante ricordare questo, non tanto per il miracolo, d'accordo, perché ce l'abbia portato Sant'Agostino, San Giovanni e San Nicolò, non è questo importante, d'accordo? Non è importante il miracolo, ma è importante il significato del miracolo. Cioè che se il nostro Signore si mette in testa che questa deve entrare in monastero, nonostante tutte le circostanze avverse, l'hanno fatta sposare, ma è successa la prima del mondo, quindi pur essendo morto il marito è impossibile che ti accogliessi in un monastero, allora il monastero non ha finito. Cioè nella nostra esiste il segreto della vita cristiana, proprio il segreto, è questa disponibilità, questa docilità a fare la volontà di Dio. Anche quando ti chiedo la rinuncia a delle cose che ti sembrerebbero buone, ci vado, ma voglio entrare al monastero, questa è la cosa migliore che esiste, tu non fai sposare. L'ha fatto, poi il monastero c'è entrato lo stesso. Quindi, questo è un grande esempio. Pensate anche alla vita della Madonna, vediamo come un pensiero. Guardate che la Madonna non sapeva cosa sarebbe andata come andata. La Madonna bambina pregava notte e giorno perché scendesse il Messia. L'unica cosa che poteva fare, l'ha fatta, era stare nel Tempio di Gerusalemme dai 3 ai 13 anni. Ma mai si sarebbe immaginato quello che è successo. Aveva fatto il voto di virginità sapendo che tanto in Israele diceva c'è il voto di virginità, ma a 13 anni il voto di virginità è finito perché le donne pregano per forza non dare spose e dare figli agli avventi. E sembrava che andasse a finire così, perché il sacerdote la prende e la fa risposta a San Giuseppe. È andata a finire così, ha trovato il più santo dei cristiani che esisteva, gli ha condiviso il voto, dice, ah, ma quindi diventa resto vergine, non posso diventare madre, altro che non diventi madre. È rimasta vergine e è diventata madre. E che madre, capito? Noi dobbiamo pensare alla Madonna, non ne sapeva questa cosa. Il disegno di Dio anche noi, piano piano, si è andato e si è sempre abbandonato. Anche lei deve rinunciare ai miei progetti, perché quando mi ho detto adesso tu esci dal tempio e ti aspetta Giuseppe di Nazareth, ma che ha fatto? No, io non ci esco dal tempio perché io voglio essere la mia vergine della storia. Non ho mai fatto una cosa di questo genere, mai. Sempre affidandosi al Signore, perché se Dio vuole una cosa senza si mette contro pure tutto quanto l'inferno, se Dio si mette in testa una cosa, quella cosa si compie, c'è soltanto un problema grosso, vedi quale può essere il diretto interessato, che si mette a fare il matto, si mette ad agire di testa propria e il nostro Signore fa un passo indietro, non perché non potrebbe fare lo stesso, ma perché rispetta la nostra libertà. Quindi sapete qual è l'unica cosa che parla di tutto? Una volontà umana, non obbediente a quello che si dispone, che non si abbandona, che si impugna, che vuole fare di testa propria anche quando ci avesse in mente.
Io spero che lo Spirito Santo vi faccia un po' di digerire queste cose, perché le faccio, sono messo 10 anni, quasi 15 anni di sacerdote, di sacerdozio, per focalizzare bene queste cose. Sono più importanti di quanto pensiamo. Il segreto della santità di questo dono è stato questo grande abbandono a Dio, uguale a quello della Madonna a cui tanto assomigliava, e speriamo che tra le grazie che ci portiamo da questo giorno, oltre al fatto che non ci fatto di opere, come tutti quanti sapete, quando si prega con fede, Gesù che ha detto: se rimanete in me, le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete, mi sarà dato. D'accordo? Se chiedi una cosa buona, te la dà il nostro Signore. Anche terra, non fa piove stamattina se non ci affaciniamo, non sentiamo lo scopo. D'accordo? Te lo dà. Ecco, però c'è molto di più da darci il nostro Signore. E speriamo che tutti possiamo conoscere e vivere. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.